Benvenuto qui, primo momento di presentazione per Antonio Aquilani. Presento i colleghi, Pippo Gatto, cosenza.com, una testata online, Antonio Lizzi, Calabria Ora, Alessandro Russo, il quotidiano della Calabria, e Francesco Palermo, che è Cosenza Ciano, un altro sito che si occupa solo esclusivamente di calcio. Mancano degli altri colleghi, cioè questa mattina è andato a fare un sito della Gazzetta del Sud, non so se avete fatto un'intervista, ok? Diciamo, quindi le tre testate giornalistiche principali oggi le ho incontrate, più quelle due online. Ma ce ne sono? Sono tanti, le prossime conferenze che sono sempre più nutrite. Anzi, erano tutti molto contenti sempre di vedere tanti giornalisti che sono qua, Cosenza tutti i giorni, e questa è una grande cosa. Ringraziamo proprio i colleghi in questa fase, proprio perché non è semplice seguire, come mi dicono, ecco, anche la tua espressione vuol dire che anche dalle altre parti, dalle altre squadre, non c'è tutta questa... Ah beh, comunque, una piazza importante, quindi... Adesso, ecco, allora, una fase di prego, possiamo fare allora. Domenica, intanto, per benvenuto, non hanno avuto la possibilità di avere genere di parlare, perché prima di due partite li abbiamo visti in campo, mi avviso molto bene, con alcuni colleghi, magari ci fosse stato pure prima, a centrocampo abbiamo avuto un giocatore che ha tecnica, voglia e lotta. Quindi mi sembra sia stato bene. Qual è il tuo approccio, come vedi la situazione dopo questo avvio? Ma io sinceramente da quando sono arrivato ho avuto, i ragazzi mi hanno accolto molto bene, mi sono trovato bene anche in città, quindi ora mi manca solo che arrivi la mia famiglia e poi sono al top, diciamo. La situazione all'inizio, appena sono arrivato, era un po' preoccupante perché la società non si sapeva bene le vicissitudini di qualunque società. Ora è entrato questo nuovo presidente, ha sistemato un po' la situazione, c'è più serenità rispetto anche alla prima settimana che ero qui, e ci stiamo allenando molto meglio, con molta più intensità, con molta più, proprio con uno spirito diverso. Forse la serenità che comunque ha portato questo presidente nuovo. Ora gli obiettivi di inizio anno purtroppo sono cambiati, ma comunque noi dobbiamo pensare, secondo me, partita per partita. Non dobbiamo guardare dove potremmo arrivare, no? Bisogna concentrarci solo per il Barletta. In che condizioni ti trovi tu fisicamente? Quanta autonomia, quanto gas hai addosso? Percentuali sinceramente non ne son fa, però... erano 4-5 mesi che non giocavo, ora è la seconda partita che faccio, credo che partita dopo partita troverò sempre più la forma. Senti, rispetto alla gara che Cosenza gioca con la Borghese, vedendo l'atteggiamento della squadra con la Pisa, cioè la rabbia, la voglia di comunque di guadagnare un risultato, secondo te, oltre alla serenità, insomma, è stato determinante anche qualche altro fattore, magari avete fatto un gruppo, magari si conoscono meglio, avete messo la parte? Ma il discorso secondo me non è né tecnico né tattico, secondo me quello che è mancato la prima partita è proprio lo spirito giusto, la voglia di far risultato, c'era la testa era tutta da un'altra parte. Invece dopo l'ingresso del nuovo presidente, dopo la tranquillità che ci ha dato, secondo me è cambiato proprio lo spirito della squadra, al di là dell'aspetto tattico, tecnico, proprio lo spirito è cambiato. Ultimi 10 minuti di ultimi di Pisa sono stati, come si può dire, emblematici di questa nuova sensazione. Ha preso il 2-1, partita dopo il calcio del centrocampo, tutta la squadra si è messa forte. Mi sembra un segnale importante per una squadra che deve fare dei punti per la salvezza. Sì, per due volte abbiamo dimostrato di avere carattere, perché non è facile. Lì a Pisa, fuori casa, una squadra che comunque nella tua stessa situazione si deve salvare, andare in svantaggio e avere la forza di pareggiare per due volte. E lì secondo me si è visto il carattere di questa squadra e la voglia di salvarsi. Perché una grande opportunità, dopo un periodo di attività torni, sarei titolare, insomma, è una chance importante. Ma io venivo da 4-5 mesi in cui non ho mai giocato a Pescara. Sono venuto qui con la speranza di giocare e la voglia di dimostrare che chi mi ha tenuto fuori in passato ha sbagliato. Questa categoria dopo me la conosce abbastanza bene, in passato l'hai fatta con i Valgiani, insomma, è una categoria che conosci, quindi sai
quali sono i pregi e i difetti sul giocare campismo, quali giocare in caso tonico del progetto. Servirà una squadra come dire cattiva? Secondo me senza la cattiveria non si va da nessuna parte, nemmeno in parrocchia, quindi la prima cosa che dobbiamo mettere in campo domenica è la voglia di vincere, la voglia proprio di arrivare su ogni pallone prima dell'avversario. Come ci arriva la squadra? La squadra ci arriva molto carica, ci stiamo andando benissimo e ora finiremo la settimana con l'obiettivo sempre di domenica. Il mister come vede De Rossi? Ma il mister io lo conoscevo già da prima, l'ho avuto come secondo a Pescara, lui è una grandissima persona. Lui è sorridente. No, lui il secondo Vivarini era. Vivarini. Quindi lo conosco già da prima e questo è un motivo in più per perdere ancora di più. Conosci quindi i suoi metodi di allenamento? Ma lì a Pescara faceva il secondo, però ora stiamo lavorando e ci troviamo bene sia con lui, ma ci troviamo bene anche con, cioè io perlomeno un paio di giorni con Toscano, visto che la squadra comunque lo seguiva l'allenatore, non, stiamo lavorando bene. Senti, al 3-5-2 è un modo che hai fatto quest'anno per magari. Sì, sinceramente sì, nel centrocampo a 3 avevo giocato, però come 3-5-2 proprio come un modulo no. Hai quelli del fiuto dell'inserimento, anche magari. Speriamo, questo il campo lo potrà dire. Prima parlavamo con i colleghi Valerio, diciamo, le schede che girano parlano di avanti difensore. Noi alla fine al supermercato abbiamo detto no. No. Invece la persona che abbiamo centrocampista. Ma io sì. No, sinceramente sono cresciuto come centrocampista, però poi per esigenze. Gli allenatori a volte quando mancava qualcuno, spesso e volentieri mancavo, mi utilizzavano da terzino destro. Però diciamo il mio ruolo secondo me principale è il centrocampista. Io mi ricordo di aver visto una partita in televisione di Pescara che cioè, mi ricordavo che. No, ma se guardiamo tutte le mie presenze ho fatto più partite forse da terzino che non da centrocampista. Però io ho sempre. E dei due ruoli quali preferisci? Ecco, questo stavo dicendo, il centrocampista centrale. Dal capitano Stefano Fiore. Ma Stefano penso che è una persona che è eccezionale. E qui è un idolo, ma è un punto di riferimento per tutti noi della squadra. Grazie. Grazie. Ciao. Fondatino. Dov'è?